parzialmente riscontrabili nelle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie e viadotti, con particolare riferimento all'area della stazione Tuscolana di Roma. Chiedo al Presidente Rampelli se intende illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. Grazie Presidente Mandelli, illustro e quindi proseguo. A lei Presidente. Ringrazio Sottosegretario Morelli, le faccio presente, anche se lei si è insediato da poco, però le chiedo la cortesia di mettere la testa su questa vicenda, immagino che lei abbia già una risposta alla mia interpellanza protocollare, stilata dagli uffici in pochi minuti, come capita in queste circostanze, e che sarà, non voglio fare cattive previsioni, lo vedremo tra breve, ovviamente mi riservo di replicare la sua risposta, insoddisfacente. Perché faccio questa previsione? La faccio perché la situazione, diciamo così, ormai si è stratificata, quella di cui sto per parlare, e vede una responsabilità evidente sia da parte delle Ferrovie dello Stato, delle sue articolazioni, RFI tra queste, ma complessivamente, l'interpellanza è ampia come raggio d'azione, da parte di tutti coloro i quali hanno delle concessioni da parte dello Stato. Il meccanismo della concessione prevede che lo Stato italiano, quindi noi tutti, tutti i cittadini, consentano a delle realtà imprenditoriali, economiche, partecipate dallo Stato o addirittura di intera proprietà dello Stato, di gestire a proprio vantaggio dei beni. Possiamo parlare della società Autostrade, possiamo parlare dell'ANAS, possiamo parlare delle concessioni aeroportuali, possiamo parlare appunto delle ferrovie dello Stato e delle stazioni ferroviarie. Ora spesso ci capita di vedere, non è in questo momento il caso di alcuni dei soggetti che ho citato, che i bilanci di queste società sono gonfi di quattrini. Non è che gli si possa imputare di non essere stati capaci, diciamo così, di fare economia di scala e quindi anche di proiettarsi in scenari più importanti. Abbiamo parlato prevalentemente di trasportistica, quindi insomma trasporti che possano persino travalicare i confini della nostra penisola e interagire da un punto di vista economico-finanziario con altre nazioni o altre società espressione di altre nazioni. Beh, io penso che ci sia una, tra molte virgolette, lieve distrazione in ordine alla tutela dei bisogni e delle aspettative dei cittadini utenti, che sono quelli che di fatto contribuiscono all'esistenza in vita, direttamente o indirettamente, di questi soggetti. Nel caso di taluni parliamo di totale proprietà pubblica, nel caso di talaltri parliamo di concessioni a soggetti privati e non partecipati dal pubblico, ma è la stessa cosa. Sempre i soldi escono dalle tasche dei cittadini italiani, che hanno una loro dignità e vanno rispettati. Quindi non è più tollerabile che questi beni concessi, che appartengono ai cittadini, questo evidentemente gli amministratori delegati di queste società non ce l'hanno chiaro. E se non ce l'hanno chiaro è perché il governo non glielo fa capire. Non li chiama, non li convoca e non gli dice che cosa devono fare, al di là del fatto che debbano perseguire il proprio business e dare, offrire un servizio limitato in questa circostanza alle loro prerogative, alle loro funzioni. Entrare nelle grandi città, stiamo parlando dell'Italia, quindi è inutile che ogni volta ciascuno di noi si periti di andare nelle trasmissioni televisive maggiormente ascoltate per dire che siamo la nazione più bella del mondo, che qui sono concentrati i beni culturali in misura straordinariamente efficace e distesa rispetto a qualunque altra nazione del pianeta. È inutile stare qui a specificare che siamo la terra del turismo, è inutile stare a dire che dobbiamo comunque essere più concentrati e attenti rispetto al sistema della ricezione alberghiera, dobbiamo aiutare con un profilo industriale come Stato, come amministrazione pubblica, queste realtà a svilupparsi di più, a creare più ricchezza, a passare magari il turismo dal 13 al 15 al 20 al 30% del PIL e quindi della capacità di produzione rispetto all'intera capacità della nostra comunità nazionale. È inutile stare a dirlo in lungo e in largo,
se quando si entra a Torino, a Milano, a Napoli, a Roma, a Palermo, a Bologna, a Firenze, sembra di entrare, una volta avremmo potuto dire, nel Bronx. Oggi non lo possiamo più dire perché Bronx si è riqualificato, è diventato uno dei quartieri migliori, quindi no, non ci sono termini di paragone. Tuttavia la metafora serve per far capire che sembra di entrare in un paese del terzo mondo, dove il degrado imperversa, le stazioni sono invivibili, le stazioni ferroviarie, spesso quelle aeroportuali anche, magari nelle zone più periferiche della nostra nazione, per non parlare dei valli ferroviari, sono delle discariche a cielo aperto, spesso non sono soltanto brutte a vedersi, ma sono invivibili, malsane. Ecco anche il coinvolgimento del Ministero della Salute. Come nel caso che io ho citato, parliamo del vallo ferroviario che attraversa Roma, che entra nel centro storico di Roma, che a pochi chilometri dal centro storico di Roma viaggia sulla percorrenza della via Tuscolana, via della stazione Tuscolana. Lì ci sono beni delle Ferrovie dello Stato, intanto c'è il vallo ferroviario che è una discarica, è terra di nessuno. Poi ci sono le aree demaniali, dentro nelle aree demaniali ci sono dei manufatti edilizi. Questi manufatti edilizi, non lo so, sembra la Bosnia all'epoca dei bombardamenti, o Beirut, sembra che c'è stata una guerra, anzi c'è una guerra costante e quotidiana. Sono beni appartenenti alle Ferrovie dello Stato che li custodiscono e gestiscono in nome e per conto dello Stato italiano. E ovviamente che cosa può accadere quando comunque ci sono queste situazioni di degrado e abbandono assoluto? Non ci sono soltanto le scritte sui muri fino al secondo e terzo piano dei palazzi, ripeto, non, e meriterebbero analogo rispetto nelle più disparate periferie di chissà quale città. Parliamo della capitale d'Italia e di una zona che sta praticamente a ridosso del centro storico. Scritte e graffiti sui muri fino al secondo e terzo piano dei palazzi, Transeat, occupazioni abusive da parte anche di centri sociali o presunti tali, perché svolgono attività commerciali, facendo concorrenza sleale a chi paga l'affitto, paga le tasse, ha le licenze per poter vendere o per poter esercitare delle funzioni. Lì ce n'è uno, diciamo non particolarmente significativo, ma tanto, anche se ci mettiamo d'accordo in 15 qui e andiamo a occupare uno stabile, ci schiamo centro sociale, tutto è consentito. Dalle attività illecite, come la vendita di sostanze stupefacenti, a quelle che sarebbero lecite se uno si attrezzasse per renderle tali. Vendita di sostanze alcoliche, sostituzione sostanziale delle funzioni attribuite a un esercizio pubblico in quanto tale, ristorazione, attività ludiche e quant'altro. Ma non ci sono solo occupazioni che sono comunque una minoranza, fatte, diciamo così, ispirate a presunte logiche politiche, molto presunte, per chi le vuole cavalcare, oggi sappiamo chi sono. Ma nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di abbandono assoluto, quindi si va dalla occupazione da parte di clan che non danno manco disturbo, nel senso che loro sanno che se non creano problemi non avranno problemi, e quindi c'è una specie di patto non scritto, di cui la responsabilità anche del Ministero degli Interni, e siamo a tre, per cui se ci si mette la benda potrebbe forse andare tutto bene, ma lì comunque ci sono delle attività illecite, conclamate, che vengono fatte dentro dei beni appartenenti allo Stato italiano, ridotti nella maniera che io ho descritto, con le coperture in Ethernet, non curate, quando ci sono le coperture, perché spesso neanche ci sono le coperture, perché di cui la metafora appunto dei bombardamenti di Beirut e di Mostar e Sarajevo. E questo è il quadro, quindi lì dentro ci sono attività di prostituzione, c'è attività di spaccio, c'è attività di consumo di droga,
c'è attività di ricettazione, c'è attività di immagazzimento di beni sottratti in maniera illecita alle famiglie del quartiere, che sono sempre prese d'assalto da furti in appartamento. Ci sono vere e proprie catene di smontaggio di autovetture rubate, e questo è quello che accade, ripeto e sottolineo, non in una landa desolata, abbandonata da Dio e dagli uomini, chissà ove collocata, ma nelle competenze dello Stato e nella gestione delle società concessionarie dello Stato. Io ho fatto già delle interrogazioni in passato, c'è stato anche un intervento da parte delle autorità dello Stato per questo caso specifico, non per tutti quelli che ho citato, che sono altrettanto scandalosi. C'è stato un intervento dopo anni di insistenze, di pressioni, e sono state prese alcune coperture in Eternit e sono state celofanate. Saranno passati 10 anni, quindi lascio immaginare in che condizioni siano le presunte protezioni, quindi non c'è stato neanche il buon gusto di andare a bonificare la cosa minima, proprio il minimo sindacale, che erano le coperture tossiche in Eternit e pericolose, perché stanno lì da anni. Sappiamo tutti che l'Eternit è pericoloso non in quanto tale, ma in quanto si polverizza, e quindi le polveri inalate dalle persone possono generare malattie importanti, in particolare leucemie. Quindi non c'è stato neanche il buon gusto, una volta fatto l'intervento, di risolvere definitivamente, asportare queste coperture in Eternit, che sono state comunque trattate in parte al 10-15% del totale, la maggior parte stanno ancora lì, e anche quelle che sono state trattate vanno ritrattate da capo. Ora, sottosegretario Morelli, porti pazienza, io siccome la conosco, so che lei è di una precisione millimetrica, è anche abbastanza grintoso, è anche abbastanza severo e rigoroso. Mi dispiace che sia capitato proprio lei adesso qui a farmi da interfaccia, però per certi aspetti invece io mi sento rassicurato, perché questa descrizione apparentemente catastrofistica la colpirà, e quindi magari la prossima volta io saprò con chi prendermela, nel senso che lei ha un ministro di riferimento e sarà nelle condizioni di dire al signor ministro: signor ministro, mi perdoni, queste società concessionarie, glielo vogliamo dire convocandole in pompa magna, che devono rispondere ai cittadini che pagano le tasse e che non possono permettersi di trasformare tutte le porte d'accesso alle città d'arte, alle città maggiormente visitate in tutto il pianeta, in delle latrine? La prima responsabilità che hanno, dice: ma come, qui dentro si parla di cose così apparentemente banali, e non parliamo dei massimi sistemi, la geopolitica nel suo rapporto con la trasportistica internazionale, non parliamo di come salvare l'Alitalia. Certo, parliamo anche di questo, salveremo l'Alitalia, mi auguro che lo farete, senza l'ITA però, all'Italia, tutto insieme. Ma questo è un altro problema. Noi dobbiamo anche parlare di prospettive, di orizzonti, e quindi mettere le nostre aziende nella possibilità di competere da un punto di vista internazionale. Però non possiamo accettare, perché questo è accaduto fino all'ante-Covid, ci sono stati anche degli extra incassi e non c'è stata la restituzione ai cittadini di nulla. Basti vedere in che condizioni stavano, sempre per parlare dello fine dello Stato, i treni regionali, le condizioni in cui agiavano i pendolari per recarsi al posto di lavoro. Neanche le bestie, gli animali venivano trattati così. Eppure l'extra business c'era, perché sulle linee business appunto ci si viaggiava comodi e le ferrovie dello Stato facevano i loro giusti affari. Allora una parte di questi guadagni devono andare innanzitutto a coloro i quali ti consentono di avere quel... Ma a lei le sembra una cosa normale che Roma, Milano, le città più importanti, Napoli, sono paradossalmente, no? Io se fossi sindaco questo farei. Sono la maggiore fonte di incasso di queste società.
Io, se fossi di fronte a questa imperizia, a questa incuria, a questa mancanza assoluta di rispetto nei confronti dei territori che attraverso, o attraverso il suo volo aereo, o attraverso le autostrade, o le strade statali, o le ferrovie, faccio i maggiori incassi, e che cosa succede? Succede che, appunto, la manutenzione ordinaria, che dà decoro e migliora la qualità della vita e non ti fa intendere di stare, appunto, in una landa desolata del centro dell'Africa, ma in una nazione a democrazia avanzata, civile, queste robe qui non vengono prese minimamente in considerazione. Io farei, né tanto né quanto, mi piazzerei davanti sopra i binari delle ferrovie, e adesso qui gli incassi non li fai più, perché se non mi metti a posto il ballo ferroviario, se non mi togli le lavatrici, i frigoriferi, le lavastoviglie, i balordi, i delinquenti, le occupazioni abusive, se non metti a posto i beni di tua proprietà, concludo perché ho esaurito il tempo, facendole presente che quando c'è stato un ulteriore sollecito da parte mia, ringrazio gli interlocutori di RFI per avermi almeno concesso la possibilità di fare queste osservazioni, mi è stato risposto: tutto a posto, abbiamo già programmato, c'è un accordo di programma con il sindaco di Roma, Virginia Raggi, per fare una trasformazione urbanistica e realizzare qui alla stazione Tuscolana un bellissimo quartiere ad alta densità abitativa con uffici eccetera eccetera. Benissimo, a me non mi interessa, questa è una responsabilità in capo alle ferrovie e in capo al Campidoglio, sono affari loro. Ovviamente, se non lo condivido, mi metto di traverso e farò la mia battaglia sociale e politica. Ma non è questo il punto. Loro potranno fare con l'accordo di programma quello che gli pare, ma domani mattina, devono pulire tutta quella vergogna che sta lì, perché le ferrovie si disinteressano di ciò che lo Stato gli ha concesso in uso e in cura. Non si può fare che tu lasci tutto in stato d'abbandono, salvo farci un extra profitto tra 10 anni, quando realizzi al posto delle misere cubature che ci sono oggi, palazzoni che comunque trasformerai in incassi. No, non è quello il metodo, non è quello che è stabilito dal contratto di concessione. Voi dovete, e concludo, davvero, Presidente, chiedo scusa, magari rinuncio a un pezzo della replica, voi dovete garantire che i contratti con queste società siano rispettati, non che siano oggetto di negoziato continuo, per cui domani, se mi fai realizzare d'accordo col Comune 1 milione di metri cubi di cemento, io interverrò e risanerò e riqualificherò. I cittadini oggi hanno il diritto di camminare su quella strada senza essere aggrediti o senza vedere il degrado, la sporcizia e tutto ciò che di immondo c'è intorno a tutte le stazioni ferroviarie, a tutte le stazioni aeroportuali e purtroppo anche in tutti gli accessi delle autostrade e delle strade statali. Quindi io le chiedo attenzione da questo punto di vista, ascolterò volentieri la sua replica e poi magari ci torniamo sopra tra breve. Grazie. Grazie Presidente Rampelli. Sottosegretario per le Infrastrutture e Mobilità Sostenibile Alessandro Morelli, ha facoltà di